Bella a tutti ragazzi, ci troviamo su Battlefield Hardline, la splosa beta, come potete vedere in alto a sinistra. E questa è la mia seconda partita. Non ho ancora ben capito come funziona, però prima o poi ci riusciremo. Allora, faccio abbastanza schifo in Battlefield in generale, vi lascio immaginare, in quelli beta. Mettiamo commenti, troppo cattivi. Per quanto riguarda il resto, questa è la modalità chiamata Ice, spero si pronuncia così. E credo che sia, no, siamo ladri, ok, siamo ladri. Quindi dobbiamo fare il culo. Ok, il G36 l'ho sbloccato perché praticamente vincendo le partite e salendo di livello non vengono sbloccate così, ma vengono sbloccate attraverso i soldi che tu guadagni, appunto in base alle partite come giochi, guadagnare più o meno, e attraverso questi soldi puoi sbloccare le armi, da quello che ho potuto vedere. E il G36 l'ho comprato praticamente dopo la prima partita e mi sembra un'arma molto buona. Però sono sicuro che qui mi cura. Troppo silenzioso. Ah, macchina. Della polizia. Quindi vuol dire che mi arrivano di qua. Vabbè, andiamo giù. Andiamo a dare a vicino. Macchina. Cos'è? Va bene. Cosa devo fare? Escape. Cioè, devo prendere il furgone e scappare? Vabbè, come potete vedere sono molto molto bravo. C'è uno che è morto a 100 punti. Non prende la cura. Ricordo che non capisco perché anche i ladri hanno i manganelli. Ma fa lo stesso. Tra l'altro nella partita di prima ho capito come si fa ad arrestare le persone. Praticamente per arrestare le persone bisogna arrivare da dietro, fare quello che Matterfield 3 è, l'attacco da dietro, che uccide con un colpo. Sta riprendendo il mondo. Vaffanculo, stavo guardando la imbecille. Ecco, vedete la sagoma dove vi colpisce. Uno mi ha shottato con un fucile da cecchino la gamba. Vedete in basso i soldi. Poi niente, per il resto è tutto uguale, scegli su chi spawnare, di qualche gruppo, si può far cadere la cazzo di gru. Ok. E niente, il gioco è bello più alla fine. Però non è andato su questo. Ok. Questo qui è più un posto per cecchini, non so perché ci sto andando per fare un po'. Ah, ci sono le armi. Oh! Che cazzo dici? Ma vecchio. Ma coglione due volte. Questi sono i cecchini. Sono quasi di piatto. Esattamente come l'altro. Ma... sorpresa. Allora, o li ha segati o si sono buttati giù, non mi piace da fare il punto.
Geronimo! E l'altra cosa abbastanza comprensibile, scusi, per tranquillamente sorvolare, è il fatto che la gente abbia il... Ok. Abbia i... come morto. Vabbè, avere paracaduti random, cioè nel senso. Ma tu mi diceva che devo stare aspettando. Spammo granate. Non accade assolutamente nulla, perfetto. Ma lì ci sono i nemici, purtroppo, che fanno tutto adesso. E qua ci viola con sete... contro il palo in un modo splendido. Voilà. Ma che figata, ancora però. Allora, il CRB l'ha subito gravità. Meglio così. Allora, però se non trovo nessuno, forse puoi vedere la mia skill. Sono morto come un cane, un po' di vento. Ok, non si possono prendere tutte le macchine, tutti i camion, tipo questo. Non si può prendere perché sono dei bastardi. No, beh, perché è ancora in beta, poi sicuramente attiveranno, sarebbe carino poter guidare tutti i veicoli, ma è abbastanza impossibile, cioè richiederebbe troppo lavoro, non c'è solo questa mappa. Però non trovo... Ok, sicuramente l'azione è dall'altro lato della mappa, fisso. Quanti là nel grattacielo a camperare come bestie, comunque sia. Ah, si può guidare, si può guidare, si può guidare. Ma che cazzo dici? Via. R2 e L2 se ce l'ho adesso. Ed è finita. Abbiamo vinto perché sicuramente ho preso il camion. E 3 uccisioni, 2 morti. Abbiamo fatto un po' il cazzone in questa partita. Allora, questo è Battlefield Hardline per adesso. E non vi ho fatto vedere assolutamente nulla, infatti penso di farvi un altro video in speranza che vada un po' meglio. Comunque, niente, questo per adesso è Battlefield Hardline. C'è di nuovo la stessa mappa, probabilmente ci sia successo solo questa mappa, immagino. Ecco, vedete, le interfacce sono molto molto carine. E niente, praticamente il gameplay non è cambiato di una virgola, fondo è Battlefield, quindi nulla da dire. E comunque sia, grazie per essere arrivati fino qui e mi raccomando, lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima.